tagliate a pezzi la mortadella. Inseritela nel boccale insieme al parmigiano. Azionate il bimby, 10 secondi, velocità 9. Otterrete questo risultato. Trasferite in una terrina, quindi a parte cominciamo a preparare la pasta. Aggiungete nel boccale le uova, la farina e l'olio extravergine d'oliva. Azionate il bimby, 2 minuti, spiga. Se controllando dal foro vedrete che è troppo asciutto, aggiungete un pochettino d'acqua fino a quando otterrete la giusta consistenza. Ecco come si dovrà presentare. Tagliate dei pezzi di pasta, così. Schiacciate. Spolverizzate un po' di farina, ora la metto io. Stendiamo prima con l'aiuto di un mattarello, così, poco poco. Prendiamo uno stampo per ravioli, quindi cominciamo a preparare facendo prima così e successivamente lo adagiate così, aggiungiamo la farcia e richiudiamo. Così. Io li sto facendo così veloci, ma consiglio la sfoglia, fatela riposare un po', così diventa più asciutta la pasta. Siccome sto facendo il video, quindi non ho questo tempo. Poneteli in un vassoio spolverizzato di farina.